Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti alla quarta domenica del tempo di Pasqua, che è tradizionalmente nota come la domenica del Buon Pastore. Abbiamo ascoltato il Vangelo dove Gesù si presenta appunto come Buon Pastore e parla, e lo vedremo brevemente insieme, delle sue pecore. Sapete che la diocesi di Roma, la diocesi che presiede il Santo Padre, ormai sono anni, saranno una ventina d'anni, io i primi anni di seminario li ho fatti a Roma e già c'era questa consuetudine con San Giovanni Paolo II, proprio in questa domenica ordina tutti i nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, appunto perché i sacerdoti si spera che rappresentino bene il Buon Pastore. Ecco, come fa un sacerdote ad essere un buon rappresentante del Buon Pastore? Mi raccomando che dobbiamo sempre distinguere i rappresentanti dal rappresentato, questo vale anche nella vita civile, perché noi dobbiamo guardare anzitutto a Gesù. È un pastore tanto autorevole tanto quanto rappresenta appunto degnamente il Buon Pastore. Voi sapete che credo che si dica anche nell'ambiente militare che prima di essere un buon comandante bisogna essere stati un buon soldato, se non sbaglio, e che per comandare prima bisogna imparare ad obbedire, per dare ordini prima bisogna imparare ad eseguirli. Sant'Agostino, sotto questo punto di vista, quando parlava ai suoi fedeli diceva queste belle parole, dice: io per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano. Oggi, dopo la Santa Messa, battezzeremo per grazia di Dio una creatura, questa diventa cristiana. Allora, io e lei, io sono un prete, d'accordo, ma io con lei sono cristiana. Cioè, questa creatura diventerà santa se vive secondo il battesimo che oggi riceve. Io diventerò santo non perché sono stato ordinato prete, ma se vivo secondo il battesimo che a suo tempo ho ricevuto. E sarò un santo prete, Dio voglia, solo se sono un santo cristiano. Ecco perché, più che sui pastori, dobbiamo adesso portare, ascoltando brevemente la parola di Gesù, l'attenzione sulle pecore. Chi sono le pecorelle di Gesù? Prendiamo anzitutto l'immagine della pecora, no? La pecora non è un leone, un orso, un cane rabbioso. Quindi capite che l'immagine della pecora, voi provate a pensare a una pecorella, cosa vi fa pensare? La pecorella è l'animale più innocente e più mite che esiste. Quindi già con questa immagine Gesù dice qualcosa. Le mie pecore sono persone innocenti, tra virgolette, vengono battezzati gli innocenti, poi noi da grandi tanto innocenti non siamo, però siamo pecore di Gesù se ci proviamo a stare almeno lontano da ciò che ci separa dall'amore di Dio, che la Chiesa, come sapete, chiama a nome di Gesù il peccato. E la pecorella è l'animale più mansueto, più mite che esiste, quindi non sta sempre arrabbiata, non è ribelle, capito? Un conto è la pecorella, un conto è il caprone, che sta sempre arcigno, che sta sempre arrabbiato, che sta sempre, capite? Ne sono cavalli imbizzarriti, quindi noi abbiamo una docilità di fondo, quindi un'apertura verso anzitutto la parola di Gesù, capite? Perché Gesù ha tante cose da dirci, è solo che bisogna vedere se noi siamo aperti ad accoglierlo. Adesso lo vedremo. Chi sono le mie pecore, dice Gesù? Riprendiamo proprio i primi due versetti del Vangelo e poi l'omelia la facciamo già terminare, che l'omelia di Papa Francesco dovrebbe essere breve e incisiva. Breve io ci provo, incisiva, ecco, dipende anche se mi aiuta un po' lo Spirito Santo. Guardate, Gesù ci ha detto queste poche cose. Le mie pecore ascoltano la mia voce, uno. Io le conosco, due. Esse mi seguono, 3. Io do loro la vita eterna, non andranno mai perduto e nessuno le strapperà dalla mia mano. Io sono breve, ma qui ci potremmo essere potremmo essere molto prolissi. Allora, le mie pecore ascoltano la mia voce. Io sono una pecorella di Gesù. Tra poco, quando battezzerò quella creatura, a un certo punto lo dirò: il Signore ti conceda di ascoltare presto la sua parola, le toccherò l'orecchio, e di professare la tua fede che faranno i padrini in suo nome a lode quella di Cristo. Ascoltare adesso questa poverina, ha sentito il Vangelo perché le orecchie ce l'ha già, ma capisce niente perché ancora non è in grado evidentemente di capire la parola, no? Ma noi che siamo grandicelli, ascoltiamo la parola di Gesù. Io dico sempre,
Se qualcuno ti venisse a dire: tu sei cristiano, sei cattolico, mi spieghi perché? Viene una persona che magari non crede, sta lontano, appartiene, è musulmano, rispetto a musulmano, dice: io vorrei diventare cristiano, mi dici in 5 minuti che dice il Vangelo? Noi sapremmo rispondere a questa domanda, dobbiamo essere sinceri, perché il Signore ci guarda nel cuore. Se noi ascoltiamo la parola di Gesù, quindi se gli diamo spazio e tempo, che cosa la sappiamo dire? E se no saremo un pochino balbuzienti. Ecco, il battesimo che oggi Giulia, giusto, non fate fare brutte figure, riceve, è un seme, diventerà un albero se, con l'aiuto dei genitori e dei padrini, e quando sarà grande anche con la sua buona volontà, questo seme lo alimenterà. È chiaro che se voi un semino non si innaffia mai, non si concima, non si fa niente, e quello semino rimane al massimo, esce fuori uno stirpo mezzo rachitico. Ascoltare la parola di Gesù, quindi la pecorella ascolta la parola di Gesù. Seconda cosa, io le conosco, questa è una cosa meravigliosa. Voi capite che noi a Gesù non gli presentiamo la carta d'identità, capite? Dice: io le conosco, quindi Leonardo Pompei, nato a Latina, non è questo. Nella Bibbia conoscere, vi ricordate quando Maria Santissima, è il mese di maggio, risponde all'angelo: io non conosco uomo. San Giuseppe lo conosceva benissimo perché erano già fidanzati, capite che cosa intende con non conosco uomo? Quindi non ho un rapporto intimo e sponsale con lui ancora, e non ce l'avrebbe poi mai avuto, ma lei non lo sapeva ancora, come ce l'hanno marito e moglie. Quindi io le conosco significa c'ho un rapporto con le mie pecorelle di amore modellato su quello sponsale, vivo e intenso. Domanda: Gesù è il nostro amore più grande? Io dico sempre alle persone: è importante che noi preghiamo, d'accordo? Per esempio, papà e mamma, quando battezzano un figlio, dopo io se li incontro gli faccio una faccia tanta, che loro li conosco abbastanza bene. La cosa essenziale che devono fare i ragazzini, almeno insegnare il segno della croce, le preghiere, per esempio, no? Perché la base della preghiera è la preghiera vocale, no? Il Padre Nostro, l'Ave Maria, eccetera, eccetera. Ma la preghiera, con la P maiuscola, è un rapporto di comunione profondo, è un dialogo intimo, cuore a cuore, tra l'anima e Gesù. Voi sapete che purtroppo ci stanno tanti fedeli, spero nessuno di voi, che magari per una vita hanno detto qualche preghiera, oggi saprei che pure un po' poco, manco troppo spesso, ma questo rapporto intimo e personale e profondo con Gesù non ce l'hanno, non ce l'hanno mai avuto, non l'hanno coltivato. Allora, io le mie pecore le conosco, quelle che desiderano essere tali, attenzione che Gesù sue pecore le considera tutti, ma non basta quello che lui considera di noi. Perché nel recinto di Gesù ci si sta soltanto a condizione che ci si voglia stare. Questo ricordiamolo sempre. Dio non ha schiavi forzati. A te non ti interessa? Se non ti interessa, Gesù non ti forza. Certo, la nostra libertà è una libertà responsabile, perché non è la stessa cosa vivere vicini o lontani da Gesù. Se viviamo lontani da Gesù, ci mettiamo in un mare di guai. Ma voi capite, c'è un sacco di gente che poi va in un mare di guai, se lo prende col Padre Eterno, però non è colpa del Padre Eterno, perché il Padre Eterno non abbandona nessuno, ma se tu scegli liberamente, vi ricordate la parabola del figlio prodigo, di andartene a fare la vita tua senza coinvolgere per niente la fede, Gesù, il nostro Signore cosa deve fare? Soffre, ma ti lascia libero, ti aspetta, ti dà sempre la possibilità del ritorno, ma non ti forza. Quindi un rapporto profondo con lui ce l'hanno coloro che desiderano averle, ed esse mi seguono. Se tu c'hai un rapporto profondo con Gesù, se conosci la sua parola, la verità, quanto è bello quello che dice, certamente lo seguirai, lo ascolterai, e la tua vita sarà una vita cristiana, capite? C'era un grande padre della Chiesa che diceva queste parole: è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Cioè la gente dovrebbe vedere dal nostro comportamento, dalla nostra condotta, simile a quella del buon pastore, che noi siamo cristiani, e dovrebbero loro venirci a chiedere: senti un po', ma com'è che tu ti comporti diversamente da tutti quanti? Non parli male di nessuno, per esempio, non ti arrabbi, non dici un sacco di parolacce, non bestemmi, sei molto rispettoso, adempi anche i tuoi doveri religiosi, e sei onesto, quando lavori lavori, queste sono tutte quante virtù cristiane. Se ce le abbiamo, è chiaro che le persone, se non ce l'abbiamo, siamo tutti gli altri pure se siamo stati come Giulia battezzati, capite? Quindi, come Papa Francesco ci dice in continuazione,
dobbiamo camminare e dire qua la conversione, a rinnovare la nostra vita interiore, no? Ultime due cose. Che succede se tu sei una pecorella di Gesù? Gesù ti dà la vita eterna. La vita eterna non vuol dire solo che dopo la morte andrai in paradiso, ma vita eterna significa pienezza di vita e di gioia che tu cominci a gustare già. Quindi quando una persona non è pienamente felice, noi cristiani sappiamo che se non sei pienamente felice vuol dire che non sei pienamente cristiano. Io ci credo, io ci credo fermamente. E attenzione, non andranno perdute in eterno, e Gesù dice, tu ti sei volontariamente consegnato a me, hai voluto essere mia pecorella, vuoi seguirmi? A te ci penso io. Gesù è Dio, dalla mia mano non ti strappa nessuno. Hai visto quanto è bello? È bella la vita cristiana. Quindi chiediamo al Signore, augurando anche a Giulia, che ci aiuti ad essere sue pecorelle, perché se saremo sue pecorelle, io sarò un buon prete, chi di voi è sposo e sposa saranno ottimi mariti, ottimi mogli, ottimi padri, ottime madri, ottimi lavoratori, ottimi tutti. Quando manca la base, che poi è la santità insita nel battesimo che tutti abbiamo ricevuto, le cose vanno maluccio. E vanno maluccio non perché Gesù non voglia che vadano bene, ma perché siamo noi, purtroppo, esercitando male la libertà che il Signore rispetta, diventiamo poi la causa noi stessi delle nostre infelicità, delle nostre inquietudini, del nostro mal essere. Ecco, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sempre, ogni giorno di più, pecorelle di Gesù, felici e contente di essere tali. Siano lodati Gesù e Maria.